Oggi è certamente una bella notizia perché Patrick torna a casa, può abbracciare la sua compagna, sposarsi ed è quindi una bella notizia. Però non possiamo non gridare che il governo egiziano si dimostra un governo che viola i diritti umani. Anche la stessa Grazia è la prova che c'è una sorta di feudalesimo in cui il capo dispone della vita di una persona solo perché ha pubblicato dei post o dei tweet. Ecco, questa è la situazione. Violazione perenne dei diritti umani in Egitto per determinare il controllo sociale sulla popolazione egiziana. La verità di Giulio Regeni non c'è. Il punto è che il nostro governo, come parte dell'Europa, ancora oggi continua ad avere affari con Al-Sisi, vendita di armi, petrolio, gas, calpestando i diritti umani.